con Vito Zagarrio, direttore artistico del Palladium Film Festival Cinema Oltre, su mymovies.it dal 9 al 14 marzo 2021. Ben trovato! Bentrovati voi. Palladium Film Festival significa che avremmo dovuto farlo al Palladium. Come sapete, questo è un festival nato al Teatro Palladium, che è un teatro di Roma 3, è un teatro universitario. Infatti, negli anni scorsi si è chiamato Roma 3 Film Festival. Ora però volevamo dare dignità al luogo in cui si svolge, che è questo salotto della Garbatella, diciamo, era un ex cinema dove abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo restaurato anche un proiettore 35 mm, però la pandemia ci impone di farlo online e questo ci dispiace. D'altra parte, farlo online su MyMovies significa anche delle cose più positive, significa arrivare a più gente, significa inventarsi anche dei modi nuovi di veicolare il cinema sulle piattaforme. D'altra parte, non possiamo essere solo nostalgici della sala cinematografica, ormai il cinema è qualcosa anche di molto più complesso, quindi lo facciamo online, ma io penso che raggiungeremo tanti spettatori perché la formula di quest'anno è molto bella. Intanto il sottotitolo è Cinema Oltre, cioè ci interessa lavorare sul concetto di oltre, oltre i muri, per esempio, che è una delle sezioni, no? Bisogna superare i muri etnici, i muri anche della claustrofobia, i muri della pandemia, dello stare chiusi. Alcuni film proprio rappresentano questo stato mentale, non so, il film Fortezza di Emiliano Aiello, che si svolge in un carcere, oppure Privat stesso di Saverio Costanzo, che è tutto dentro una casa che dovrebbe essere Palestina, anche se è girato in Calabria, e poi altri film di questa sezione, tipo il caso Braivanti, quindi i muri del pregiudizio, Buio di Emanuela Rossi e di Sipazio di Filippo Ticozzi, che sono sempre sul tema delle chiusure. Quindi Cinema Oltre significa superare i limiti dell'etnia, i limiti della razza, i limiti del gender, attenzione alla periferia, attenzione ai momenti borderline. Anche, per esempio, c'è un film interessante, che è un documentario sul cinema popolare degli anni 60-70, che lì è oltre, fatto da un inglese, soprattutto organizzato nell'ambito della University of Kent in Inghilterra. Quindi anche lì significa andare oltre il concetto di genere o di mainstream. E poi l'attenzione al gender. Per esempio, c'è una retrospettiva su Susanna Nicchiarelli, che è ancora giovane, ma che ha fatto dei film su cui già si può fare un ragionamento, da Cosmonauta sino a Nico, sino a Miss Marx. Quindi una donna su cui dobbiamo riflettere. Oppure un uomo che è Saverio Costanzo, che anche lui ha un percorso molto interessante, da Private alla Solitudine dei numeri primi a Hungry Hearts, con cui abbiamo fatto, devo dire, una bella intervista dal vivo. Poi l'intervista dal vivo, insieme anche a Paolo Giordano, che è l'autore di La Solitudine dei numeri primi, il romanzo, la mettiamo su MyMovies, ma alcune interviste sono fatte dal vivo e poi registrate e poi messe su MyMovies, altri sono degli Zoom o sono degli altri tipi di incontri. Abbiamo mescolato, insomma, il dal vivo e il a distanza con Zoom e altri lo Skype. Quante sono nel complesso le opere? Sono tante, perché sono molti corti. Noi abbiamo, per esempio, intanto 15 corti, che è un concorso che tradizionalmente si chiama Carta Bianca DAMS, perché partiva proprio dagli studenti del DAMS, adesso c'è un limite d'età ma è aperto a tutti, e ci sono 15 opere molto interessanti. Di corti c'è anche una selezione di corti delle scuole di cinema, La Rufa, il centro sperimentale in testa, con dei film molto belli, ma anche La LUC, la Libera Università del Cinema, quella di Sofia Scandurra, che partecipa, che ha coprodotto con noi un film finanziato dalla SIAE, La Volonté. Ecco, insomma, monitorare tutta la parte educativa che ci sta molto al cuore, no? Le scuole di cinema, i giovani, la formazione, eccetera. E poi ci sono i 5 film della Nicchiarelli, i 4 film di Costanzo. Insomma, poi per esempio ci sono video sperimentali, Pippo Del Bono con un gruppo catanese che fa una performance, delle masterclass di Alvaro Orvacher, un incontro con questa attrice ormai molto nota, e con Pivio, questo Davide Donatello, Pivio e Aldo Descalzi hanno vinto tanti premi come musica, sempre con le sinergie interne, Pivio perché ha fatto le musiche del film di Braivanti, Rolvacher anche perché è stata l'attrice di Costanzo, eccetera, eccetera. Quindi se vedete il programma c'è una serie di echi interni e di fili rossi che mi sembrano molto interessanti.
Alcuni film sono soltanto una giornata, soprattutto questi film sul Oltre i muri, che sono posizionati soltanto per un giorno, il 10, l'11, 12, 13 e 14 marzo. Gli altri, anche gli eventi, gli incontri, le masterclass, sono per tutta la settimana, quindi uno anche di notte uno clicca e si vede un film. Devo dire che mi sembra un ottimo programma che mi sarebbe piaciuto fare di persona, no? A me le persone mi piace vederle, guardarle negli occhi, toccarle con mano, questa cosa non si può fare, ma speriamo di farne una forza invece come le polizze. Palladium Film Festival, Cinema Oltre su mymovies.it dal 9 al 14 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Vito Zagarrio. Un grazie, abbraccio, buona visione a tutti voi. E a risentirci presto. Bene, bene, buona fruizione. Ciao, ciao.